Un attimo a Zingaretti, a quello che è la posta in gioco anche per il segretario del PD con queste regionali. Se il PD perde la Toscana, Zingaretti dovrebbe dimettersi? No, io penso di no. Penso di no, ci son passato, Ma lei si dimise, no? sì, ma io non mi dimisi per la Sardegna, io mi dimisi per altri motivi che attenevano al fatto che il progetto di Partito Democratico che avevo in cuore vedevo che non si poteva realizzare, la Sardegna fu un elemento assolutamente. No, no, Zingaretti non si deve dimettere, non si deve dimettere. Ma è un buon La vera, segretario in una fase come questa? secondo me sì. La vera partita, lei e anche Andrea lo avete detto, sono le regionali. Ma il paradosso è che ciò che può indebolire il centro-sinistra sono le divisioni che ci sono state alle regionali. Perché se in tante Certo. regioni in cui sono separati 5 Stelle, Italia Viva e gli altri fossero stati insieme, non Ovvio. staremmo a discutere qui del fatto se Certo. la destra vince 4 o 3 regioni, ma saremmo in una condizione di grande stabilità per il governo. L'occasione perduta non è il referendum che, diciamo, per le sue caratteristiche è tutt'altro. L'occasione perduta è la convergenza giustamente richiesta da Conte e da Zingaretti della coalizione nelle elezioni regionali. È quello che indebolisce il Allora, governo.